Carissime amiche e carissimi amici, dopo le festività finalmente si ritorna con avere degli ospiti nel Museo del Calcio Siciliano di Nino Donia. Abbiamo ormai, devo dire, un ospite speciale che è Dino Bandiera, ormai è divenuto qua di casa, possiamo dare anche la cittadinanza onoraria di San Pio di Niceto. Però quest'oggi ha portato un grande amico suo, un grande calciatore della nuova Egea. Ce lo presenti Dino? Sì, allora, oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi il mio amico Sostine De Luca, che io lo conosco da quando era ragazzino e diciamo che è venuto con me nella sua A fare carriera, compagnia la durante un sua, allenamento nella nella Tiger. Tiger, è cominciata la sua carriera, ha La mia giocato. carriera, il mio passatempo, il mio divertimento di Di ragazzo gioventù, di giovane, di gioventù. gioventù, ecco tutto qua. Lui ha giocato nella Tiger di Nella Brolo, Tiger di Brolo, poi sono passato alla Nuova Egea, dalla Nuova Egea al Milazzo, dal Milazzo alla Pattese. Ho giocato poco, non tanto, fino a 22 anni, poi ho smesso per motivi personale, appunto. Non ho fatto quindi una una carriera lunga. lunga Devo dire, carriera. breve ma intensa, perché ci mette Intensa, squadre in intensa. belle squadre. Per l'epoca erano squadroni, non squadre. Squadre blasonate, però mi divertivo, tutto qua. E un ricordo di questi anni che ti è rimasto impresso? Il ricordo di aver conosciuto il signor Bandiera. Quell'amicizia che No, dura. l'amicizia del calcio che uno incontra vecchi amici proprio che siamo cresciuti assieme, tutto È rimasta qua. È l'amicizia. E rimasta l'amicizia. tutti quei bei ricordi che hai visto oggi, qua, Oggi, con tutte queste fotografie. veramente un grande complimento a Nino Donia per la sua creatività e per quello che ha creato veramente. Complimenti ancora, Nino. Grazie. Nino, gli ospiti, si Che non susseguono. C'è mancano stata mai. la pausa festiva, Sì, logicamente, ma ora ci fu una riprendiamo pausa. con gli ospiti. E Oggi ora già. cominciamo, ora vediamo, speriamo. Ci sono tante richieste che vogliono venire qua a visitare il museo. E io sempre, la porta è aperta a tutti. Ricordate, il museo si trova a San Pio di Niceto, in Corso Italia 34. Nino Donia è sempre disponibile ad accogliere tutti con grande passione e grande amicizia, come ha accolto oggi il nostro Grazie, amico grazie della sua accoglienza veramente. Nino. Contento questa Ma visita. no, io all'improvviso stamattina mi telefonò Dino Bandiera e dice: sai che stasera ti porto un ex vicino della 9G. Va bene, porto, la porta è aperta. È stato Anzi, veramente un piacere. Per sbaglio sono passato io e abbiamo fatto questa per intervista sbaglio al vedo che volo, quindi. i cosi all'improvviso vengono sempre migliori. Grazie. Grazie a lei, Vuoi una aggiungere buona serata. qualcos'altro? No, va a posto così, va bene, una buona serata. E piacere ancora a Nino Donia di questa ospitalità. Grazie Signor ancora. Dino, non si distragga col telefono, aggiungi qualcosina. Sì, niente, è stato un piacere oggi qua avere al museo il nostro amico Sostene De Luca. E speriamo di averlo il più presto possibile, che ha promesso di portare qualche Qualche piccolo dono, pensiero pure del lui, passato. qualche piccolo dono qui al museo di Nino Donia. E noi l'immortaleremo con video e foto perché ormai il museo ha una valenza, devo dire, regionale, non più San Proto provinciale. No, che c'è? E vuol dire, Ma ormai. mai è così. Di cose belle. Devono durare, non dice che cose belle durano poco, Devono devono rimanere. rimanere, E non come diciamo lasciare. sempre, e non finisce E qui. non finisce qui. Brava, brava, bella, questa è Grazie, brava. signor De Luca, Grazie a voi grazie ancora. Dino Bandiera e grazie, Nino Donia. Grazie a te, Giuseppe, sempre.